Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo. Anche oggi parliamo di Samuel Stern, numero 11, dal titolo L'Abisso. Prima di cominciare, vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che conoscete che amano Samuel Stern, l'occulto, e di commentare, importantissimo, qui sotto il video con tutto quello che ve ne è parso di questo video, di questo numero. E se c'è qualcosa che mi sono dimenticato io di menzionare, vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social, soprattutto Instagram e soprattutto il sito Viola, dove a volte la sera faccio delle live. Seguite la programmazione sempre su Instagram. Mentre vi ricordo che mercoledì prossimo, 6 ottobre, sarò ospite in una live di Luca DJ in cui si parlerà dello speciale del 8 ottobre. Restate sintonizzati. Allora, Samuel Stern, L'Abisso. Chi mi segue sa che il numero scorso, che era anche il numero 10, non mi ha entusiasmato tantissimo. Fortunatamente in questo numero mi sono ricreduto. Non so, sarà che io sono affezionato alle storie classiche. Questa è una classica storia di Samuel Stern, è una classica storia horror con Padre Duncan e Samuel Stern che vengono chiamati da Pinco Pallino per andare in un certo punto nella Gran Bretagna, nel Regno Unito, e scovare una ragazza posseduta e esorcizzarla. Quindi una trama linearissima. Mi è piaciuta tanto. Ha un bel inizio, una bella parte centrale, una bella fine. Io onestamente sulla fine ci avrei anche scritto di più, però le pagine sono quelle. Spero si vada ancora di più a recuperare. Finalmente si inizia un po' a menzionare i numeri passati. Si menziona il numero 3 Legione, si menziona il numero 7, per pochissimo l'agenzia. Quindi inizia a esserci finalmente il collegamento a una trama orizzontale che tanto speravo di vedere già nel numero scorso, che invece era un numero a sé stante, un numero parentesi, molto bello, però boh, nel numero 10 mi sarei aspettato una conclusione di un ciclo. Fa nulla, si va avanti così anche con questo numero. Mi fermo per citare gli autori. Questo numero, per esempio, è proprio di Filadoro, di Fumasoli e anche di Savegnago. I disegni invece sono di Lisa Salsi, che dovrebbe essere a uno dei suoi primi lavori. Ha fatto un lavoro egregio. E la copertina è sempre del classico trio Piccioni di Vincenzo e Tanzillo, ragazzi. Squadra che vince non si cambia. Come ho detto anche nel mio video sull'Instagram TV, queste tavole, allora, sono classiche, come per esempio nel Dylan Dog 409, Ritorno al buio, inizio di una saga di tre numeri di Mana Cerace. Sono molto classiche anche qua, non si esce tanto dal seminato, non si esce dalla griglia, tranne per la pagina iniziale, che sembra una splash page, però ci sono un paio di vignette sotto, ma sembra comunque che ci siano vignette che coprono un'ipotetica splash page. Mi è piaciuto molto come intro, un'intro molto bella. Tra l'altro Lisa Salsi, oltre a saper disegnare bene le espressioni del viso dei nostri protagonisti, devo dire che sa disegnare anche molto bene gli animali, che è difficilissimo. Mi è piaciuto tantissimo lo sguardo della dolcezza con cui ha disegnato il cane in una determinata scena in cui il cane era davvero inerme. Bellissima, mi ha toccato. Adoro come sempre il fatto che i flashback siano in scala di grigi, quindi non in bianco e nero, ma in scala di grigi. Si capisce molto di più che sono flashback, a differenza per esempio della concorrenza dilaniata che si limita a smussare il quadrato del riquadro per i flashback. Non è così chiaro come vedere un flashback in scala di grigi. Costa di più stampare in scala di grigi? Se lo può permettere la Bugs Comics e non la Bonelli, è proprio una scelta editoriale. La Bugs Comics stampa in bianco e nero, ma sono tutte tavole che davvero si potrebbero colorare così, starebbero benissimo a colori, che magari è anche uno svantaggio, perché devo dire che, non so, il tratto di alcuni autori, di alcuni disegnatori bonelliani sta benissimo in bianco e nero, ma
sta bene in bianco e nero, si rovinerebbe a colori. E magari è anche un pregio che sia bello per come è. Qua invece davvero a me piace l'idea che un domani possano essere ricolorati questi fumetti e non subirebbero comunque un effetto negativo. Sono fantastici per i colori, anche dovuto al fatto che i disegnatori sono sempre molto giovani. Il tratto un pochino strizza l'occhio al manga, un pochino, e sono comunque disegni più morbidi. Anche guardate questa ragazza. Sono fatti molto bene. Per quanto riguarda la trama, vi dico già che parlerò un po' a ruota libera, quindi è spoiler, se non volete sapere nulla, skippate, tornate quando avete letto il numero, inizierò a parlare tra pochi secondi. Allora, dalla copertina si vede un Samuel quasi indemoniato e io onestamente, anche alla luce di quello che ho visto nel numero scorso, dal titolo del numero scorso, speravo che finalmente si scoprisse, si capisse che Samuel stesso all'interno ha qualcosa, ha un demone magari che gli dà questa connessione con gli altri demoni. Anche da qui l'abisso, e si parlava che si scopriva qualcosa del passato di Samuel. Invece no, si è scoperto comunque qualcosa del passato di Samuel. Si è scoperta la sua infanzia, un ricordo che Samuel stesso non ricordava di aver avuto. Si è visto un ricordo di quando Samuel era puro, era un bambino. È comunque un passaggio chiave che ci porterà alla risoluzione del numero e anche al messaggio che ci vuole lasciare. Sempre una cosa carina che riguarda la trama, ma riguarda in un certo senso anche i disegni, il lettering. In questo numero, per la prima volta, le ragazzine indemoniate, sia quella del flashback che quella nel presente, parlano con un font che non è quello che usano solitamente in bocca ai demoni, quindi non si sa se sono indemoniate o se c'è dell'altro, o se c'è di peggio. Il font demoniaco appare solo alla fine. È stata una scelta molto furba per farci tenere sulle spine fino alla fine. Il nemico di questo numero è, scusate, Tuchulkamor o Tuchulkamor, che è un riferimento a un demone che esiste davvero nella mitologia, che è Tuchulka, che è un antico demone etrusco. Infatti qua si nota come questo demone pare essere nato da un antico saggio, da un antico eresiarca, quindi da colui che ha creato una setta eretica, che è stato il capostipite, il patriarca di un'eresia, un eresiarca. È nato da questa persona, che poi quando è morto questa persona, Il demone stesso è finito nell'inferno dei demoni, è finito in legione, da lì riferimento al numero 3, legione inteso come l'inferno dei demoni nell'universo di Samuel Stern. Questo demone così antico, così potente, si è fatto strada scavando nelle dimensioni, ci fanno anche capire quindi come l'inferno, e quindi anche il paradiso ammesso che esista in questo contesto, sia su un altro piano della realtà, e fin qui ci sta, ma sia fisicamente, possa raggiungere la Terra fisicamente dal sottosuolo, classico come insegna Dante, come hanno preso tutti da Dante in poi, tutti i filoni horror, anche lo stesso Buffy la mazza vampiri, di cui parlo sempre sul canale Viola, ci dicono che dal sottosuolo, nel sottosuolo, c'è l'inferno, per quanto sappiamo che l'inferno è su un altro piano dimensionale in tutti questi concetti, non è fisicamente al centro della Terra, però per qualche ragione l'inferno è sotto, il paradiso è sopra, così è, così era, così sempre sarà, ciuccia chi e ciuccia là. Mi piace come ci sia la variante del tema di Samuel Stern, cioè che allora, sì, sempre il fatto che il demone nasce dall'interno della persona, ma questo demone non è nato nella ragazza Alit, ma è nato appunto da questa da questo sacerdote di questa città, che molto probabilmente è un riferimento a Gog e Magog, perché si dice anche alla fine. Questo sacerdote di Gog e Magog ha partorito, ha creato questo demone Tuchulkamor, che appunto è finito in legione e ha scavato con gli artigli fino ad arrivare sulla terra e a possedere Alit. Però Alit, che appunto era una ragazza religiosa, gli ha fornito alcuni mezzi per comunicare con noi umani, con la nostra fede umana,
ma è stato rigettato da Alit in questo bosco ed è diventato una pozza di fango in un bosco. Ha aspettato tanti anni finché non ha trovato un'altra ragazza con una fervente fede, in questo caso la fede nell'ecologia, nell'ecologia estrema. Vediamo questa Arabella, che è una specie di poison ivy, che viene posseduta da questo demone, che mi ha ricordato molto Venom in un certo senso, un demone che è una pozza di fango e che ha bisogno di un ospite, come tutti i demoni, ma in modo un po' più fisico, per poter tornare agli antichi albori, alla forza che vediamo. Lo stesso Tuchulkamor, quando è nella sua forma completa, sembra Venom. Proprio perché Tuchulkamor è un demone più antico della religione alla quale ci si affida in questa saga, cioè alla religione cristiana, alla religione cattolica, alla religione che pratica gli esorcismi, di cui padre Duncan è appunto un sacerdote, ci mostrano come Tuchulkamor esiste da prima, ovviamente, del cattolicesimo, e quindi di come i demoni esistano da prima, quantomeno del cattolicesimo, poi è vero, non da prima della creazione, ovviamente, ma i demoni sono più antichi di quello che noi concepiamo, e che quindi loro non parlano il nostro linguaggio, non parlano il linguaggio biblico, parlano un linguaggio talmente inumano, talmente demoniaco, che le due ragazze indemoniate quasi si tagliano la lingua o soffocano se cercano di comunicare quello che il demone dentro di loro ha da dire. Ed è per questo che, trovando un linguaggio, un codice comune, che è quello religioso, riescono a parlare per parabole, per profezie, e quindi sembra che ci sia l'Apocalisse, perché le ragazze possedute conoscevano l'Apocalisse. A maggior ragione in questo caso è lo psichiatra stesso che dà la Bibbia alle ragazze per permettergli di non morire, cioè piuttosto che rimanere soffocate dal linguaggio sceno di questi demoni, riescono a tradurre quello che il demone ha da dir loro attraverso i versetti dell'Apocalisse. Tra l'altro qui la Bugs Comics usa anche un bellissimo espediente sul finale, e lo fa dire a padre Duncan, di cui non c'è una vera e propria Apocalisse, non c'è un vero e proprio Armageddon che sta per arrivare. Quindi a ogni numero che noi diciamo "oh, ma cazzo, c'è una trama orizzontale, arriverà l'Apocalisse", qua dice di come ogni essere umano, non dice neanche ogni demone, come ogni essere umano dentro di sé possa portare una propria Apocalisse, un po' come, sempre tornando a Buffy, si parla di demoni, potenzialmente c'è stata più di un'Apocalisse nel corso delle varie stagioni. La chiusa di questo racconto appunto sta in quello che dicevo, nel ricordo, nel flashback di Samuel quando era bambino, in cui ricorda come per sbaglio ha ucciso un insetto e ha visto questo insetto morto essere divorato da altre formiche. Chiede dispiaciutissimo alla mamma perché le formiche hanno mangiato questo insetto. La mamma gli spiega che comunque tutte le forme di vita, tutti gli esseri viventi, tutti gli animali vogliono una sola cosa, vogliono vivere, vogliono sopravvivere, fanno di tutto per sopravvivere. E così anche i demoni dell'universo di Samuel Stern si aggrappano agli esseri umani perché vogliono vivere, vogliono sopravvivere. Ma c'è qualcosa di più forte dell'istinto di sopravvivenza. Questa cosa è tipica dell'essere umano. L'essere umano spesso va oltre l'istinto di sopravvivenza a causa dell'amore. L'amore è la forza più grande che c'è. In questo caso lo vediamo come l'amore per della madre di Samuel Stern per Samuel. In questo caso abbiamo visto anche Samuel di come a un certo punto non pensa più a salvare se stesso dalle grinfie di Tuchulkamor, ma pensa solo a salvare Arabella, e in quel momento il suo sacrificio, perché l'amore è sacrificio, in quel momento lui riesce a battere Tuchulkamor, riesce ad aprire sì una porta per Tuchulkamor, ma non per venire fisicamente totalmente su questa terra, ma per tornare del tutto nel suo inferno, per tornare in legione. Nel finale Duncan ci fa capire come un demone, come il male, non abbia realmente un potere suo, non abbia una forza sua, così appunto mi torna in mente sempre ancora Venom, non abbia una propria forma, una propria forza, ma abbia bisogno di un ospite umano che lo accolga per dargli questo potere. Quindi è l'essere umano comunque che dà potere al male, ma ci si può rifiutare
È anche un riferimento al fatto, alla classica leggenda che il male ha bisogno di un invito per entrare nella casa di un essere umano, di un timorato di Dio. Lo vedete anche appunto nei film sui vampiri, nella mitologia, un vampiro non può entrare in casa senza essere invitato, e così anche il demone non può entrare se non sei tu a farlo entrare. Abbiamo visto Alice che ha rifiutato il demone perché lo ha vomitato, purtroppo poi ha generato quello che ha generato, purtroppo. Questa è una fantastica metafora, nulla di nuovo perché c'è scritto in tutta la mitologia demoniaca, vampiresca, biblica, cattocristiana, però è bello che lo riprendano anche in un fumetto da edicola. Io con questo sono giunto alla conclusione, vi metto qua in descrizione anche una canzone che mi è venuta alla mente di Davide Van de Sproos, che è Gog e Magog, dato che qua si parla di Gog e Magog. Così, se vi piace Davide Van de Sfreus, se siete del nord, magari un pochino lo capite. Se siete del lago di Lecco, forse lo capite, se no, però godetevi la musica. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con Samuel Stern non sarà per il mese prossimo, ma sarà per lo speciale che uscirà l'8 ottobre. Probabilmente farò un video, ma sicuramente il 6 ottobre sarò ospite di Luca DJ nel suo canale YouTube per una live. Dove ci saranno delle interviste. Non mi sbottono di più perché sono ospite, non voglio dire di più. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e arrivederci. A prestissimo.